Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere il boss linea. Allora, quindi extra, allenamento, andiamo a vedere linea. Linea è il primo... Ma vaffanculo. Dicevo, linea è il primo ostacolo che potrebbe pararsi dinanzi a voi, perché rispetto a cinghia e catena è un po' più forte, più stronzo, e ora vedrete anche il perché. Andiamo a farlo. Allora, come potete vedere, colpire con la spada non serve, bisogna sparare. Lui è fermo immobile. 4 barre di vita, ogni tanto fa questa, schivate. Cercate di caricare il colpo forte. Perché sto facendo questa cosa? Vedete che io sparando continuo... Se io sparo tanto, mi uccido da sola praticamente, perché inizio a creare troppi proiettili sullo schermo, quindi... È meglio metterci di più, ragazzi, ma usare questo discorso qua del colpo caricato. Ovviamente vi rilascio anche la vita qualora ne avreste bisogno. Quindi prendetevela con calma piuttosto, a meno che non state facendo la speedrun, allora è diverso. Ma se dovete affrontare il boss così... Cioè, poi certo, possiamo anche un po' sparare, però vedete quanta roba? Poi sì, è vero, si possono distruggere le robe, ma diventa rognoso, credetemi. Si può comunque fare, per Dio. Però vedete che dopo inizia a diventare una bella rottura di coglioni. Anche è vero che, come ho detto, vi rilascia la vita se avete bisogno. E poi appunto, una volta aperte tutte le, diciamo, le sue, i suoi scudi, potremmo colpirlo. Tra l'altro c'è un trofeo che dice di abbattere tutti gli scudi di linea prima di colpirlo, sicuro lo devo ancora fare. Fanculo, ho sbagliato, perdonatemi. Ma cazzo, no, li ho giocato malissimo. Mi servirebbe la vita. Ok, adesso ci sono un po'... mi sto creando un casino però. Sto creando un po' un casino qua. Ok, quindi andiamo là dove... Vedete dove c'è quello piccolo? Qua. Dai! Ok. È un po' una rottura di cazzo, eh. La prima fase più che altro è anche un po' l'ultima. Qua, quando vedete che si stanno per muovere, schivate, sì, ma schivate. Quando si stanno per chiudere, no? Qui, ragazzi, dovete sparare e schivare sul lato. Poi fare attenzione a questi, schivare e continuare a colpire. E andiamo avanti così. Poi eventualmente schivate indietro. Occhio a non stare troppo vicini, vi lascio la vita. Perché se state troppo vicini poi venite colpiti dal fascio che fanno. Cioè, oddio, si può evitare, ma... Andate avanti così, fino a quando non le distruggete la protezione lì. Che tra l'altro la mamma è stronza. Volendo potevate usare anche questo. Ecco, qua, occhio. Potete anche recuperare la vita. Dobbiamo limitarci a schivare fin quando non appare lui. Pariamo il suo colpo, lui si sposta, lancerà questi fasci che ci spostiamo, li schiviamo, schiviamo e poi lo pugniamo. E ora non dobbiamo fare altro che aspettare che ci attacchi per prosciugargli la prima barra della vita, per entrare nella fase del combattimento, insomma. Dai. Ma... Ok. Ho sbagliato la parata. No. Ora. Ok, prima barra andata. Ora stessa cosa.
schivate all'ultimo, eventualmente se non siete sicuri fate la schivata lunga, vedete? Avete tutto il tempo per farla. Stessa cosa di prima, ragazzi, sparateli. Occhio perché adesso dobbiamo schivare anche sul fianco, vedete? Per evitare quei cosi lì, sul fianco, poi in avanti o viceversa, in base a dove siete posizionati. O eventualmente anche in avanti, ma è rischioso schivare solo in avanti. Preferisco fare così e poi così. Ok, stessa cosa di prima, ragazzi. Dobbiamo aspettare che appare e parare il suo colpo. Questi qua posso distruggerli? Sì. Ma ho sbagliato. Vaffanculo. Prendiamo la vita già che ci siamo. Dai. Bravo. Occhio perché... vedete, ho preso dentro la bolla lì, infatti. Tre colpi, va bene, con lui. Dovrei farne tre adesso. No, ho schivato malissimo, vabbè. Vedete che il quarto difficilmente è riuscito a dargliela. Uno. Ragazzi, l'ultima fase è una rottura di coglioni. Allora, è importante cercare di prendere meno danni possibili in questa fase che state vedendo ora. Perché se prendiamo troppi danni in questa fase, dopo siete fottuti. Perché dopo arriva il pezzo difficile, cioè non che qua sia facile. È comunque un po' problematico. Però la rottura di cazzo arriva dopo. Adesso. Creerà, appunto, questi cosi qua. E dobbiamo distruggerli. Come al solito io vi consiglio di usare, perché guardate quanta roba c'è sullo schermo, se voi iniziate a sparare a raffica, la roba che ci sarà sullo schermo sarà ancora maggiore e diventerà più difficoltosa la boss fight. Quindi dovete fare così. Sparare appunto caricando il colpo. Cercate di posizionarvi in modo da riuscire a sparare e da non essere colpiti. Ok, ne mancano 4. Però vedete quanta cazzo di roba c'è. Fortunatamente si possono distruggere, ovviamente, sparando. Questa è la tattica che vi consiglio io. Perché veramente se iniziate a sparare, ragazzi, è un putiferio. Un putiferio. E in modalità furiosa, ragazzi, la difficoltà più difficile del gioco è ancora peggio. Cioè, veramente sullo schermo c'è il putiferio. No, non ho preso un... Non ho preso male alla mira. Ma perché non me lo colpisce? Ok. Cioè, vi faccio vedere per intendersi. Io sparo contro quel coso lì, guardate quanta roba esce. E in furioso è ancora peggio. Ok, adesso ragazzi è finita. Non devo fare altro che parare il suo colpo per chiudere la boss fight. Boh. Sembra magari vederlo un boss facile, ma vi assicuro che se è la vostra blind run, la vostra prima volta, sarà difficile farlo, ve lo assicuro. E ricordatevi il consiglio, sparate col colpo caricato, perché se sparate a raffica vi riempite lo schermo di robe e non capite più un cazzo. Bene ragazzi, questa è la linea, terzo boss del gioco, nel prossimo vedremo il quarto, Scaglia. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella linea.